Kiria, canta tu che è meglio. No! Dai, canta! No! Kiria! Kiria! Oh, no, no. Non me la sento, mi vergogno! Dai, Kiria, canta che è meglio! Oh, va bene! Aspetta, dove... No, non mi ricordo che punto è questo. No, Kiria, dai, per favore! Non me la sento di cantare, per favore, lasciami stare! Kiria, guarda, ora c'è il ritornello, tocca a te cantare. E il resto è storia ormai! Dai, canta! Che passa e se ne va! Io lo so, sì, lo so, che la terra conquisterò! E perché poi, i robot governerò! Se è qui il pianeta mio, lo conquisterò! Da oggi la terra appartiene a me! Kiria, cosa stai dicendo esattamente? Ma chi me lo fa fare di fare queste cose, vorrei sapere. Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Shakes and Cringe. No, volevo dire Fidget Incanta. Cioè, no, vabbè, ho capito. Mi sono un pochino confusa, il caldo mi ha fatto male ai neuroni. Se andiamo nella posta potremo notare che, oh, vabbè, è piena, naturalmente. Ma soprattutto che è il compleanno di Shakes and Fidget, che compie appunto 10 anni e ci darà tanti magici regali dal 21 al 23 di giugno. Quindi se avete tempo dategli un'occhiata, perché ci sono un sacco di eventi. Magari vi è arrivata la mail, ci sono tante cose simpatiche e carine, come nuovi e lo scrapbook che è stato completato, un sacco di cose carine nella ruota della fortuna e via dicendo. Quindi non perdetevi quella magia. A proposito di magia, se avete notato, nell'inventario ho una nuova chiave e ho anche un po' d'ansia. C'è mica una pozione anti-ansia che potrei bere? Ecco, tipo questa è abbastanza anti-ansia. Potremmo andare nei dungeon e scoprire. Sì, ho capito, nuova chiave, grazie ad avermelo detto. Sbloccata, il tempio del sangue gelato, ti ghiaccia il sangue nelle vene. Bello, mi piace sconfiggere bestie malefiche con 47 milioni di livelli in più di me. Ma perché mi date queste cose? Lo sapete benissimo che non li sconfiggo neanche per idee. Dai, però almeno il primo, giusto per dire inauguriamo bene gli Yeti, che fa anche caldo, quindi andare un pochino nel ghiaccio non è una cattiva idea. E se ti canto Let It Go? Non lo so, io lo so, una nota non la secco mai. Let it go, can't hold it back anymore. Ok, ho vinto, sono magica, ho la manina per il mago, qualunque altra cosa fosse quella. E sì, lo so che per il mago effettivamente fa schifo, nel senso che l'intelligenza la migliora ma abbassa l'armatura, fa un pochino schifetto. Vediamo se aumenta l'intelligenza. No, in realtà crolla a picco, quindi facciamo finta di non averla vista. Non c'è neanche il castone, però è stato magico aver vinto. I dungeon sono ancora pieni di tante di quelle sfide da fare che non ho nemmeno io parole per dire quante sono, però in qualche modo ce la caveremo, vero? Perché cosa vuoi che ci faccia un orso dopo che abbiamo sconfitto lo Yeti? Cosa vuoi che ci faccia un orso dopo aver sconfitto lo Yeti? A quanto pare l'orso ci fa. E come invece? Voi piccole bestie malefiche, come state? State bene? Avete bisogno di cibo? Sì, penso proprio di sì. Diamo da mangiare anche a Gastly qui, che poverino, qui che sta facendo la fame non si sa da quanto tempo. Ormai questi animalacci qui non li calcolo più, perché non riesco a vincere abbastanza bacche da dargli da mangiare. Quindi niente, vediamo se almeno qualcuno se la cava. Tipo quelli d'acqua di solito sono quelli che mi danno più speranze. Infatti ho fatto bene a sperare in loro, un po' meno bene a sperare in quelli di luce. Vediamo quelli di terra se sono altrettanto impediti. Sì, naturalmente sì, non volevano essere da meno. Mentre quelli d'ombra, anche loro sono stati tempo perso. E quelli di fuoco, un po' meno tempo perso. Beh, mi fa piacere vedere che almeno qualcuno ogni tanto capisce cosa deve fare della sua grama esistenza. Tipo mangiare e basta. Queste bestie sanno solo mangiare. Cos'è quella chiavetta USB? Cos'è quella che ha detto USB? Ciclo infinito di idoli. Cosa ho appena trovato? Dove la devo piazzare questa? Oh no, una nuova chiave anche questa? Cosa ha aperto? Cosa ha aperto? Ciclo infinito di idoli, piano 1 di 10. Ma si è resettato qualche cosa? Chi è il dottor Banks? È invisibile? Che cos'è sta roba? Che cosa ho appena aperto? Che cos'è sto dungeon? È fortissimo, cos'è? Che caspita è sta roba?
Che qualcuno me lo può spiegare, per favore? Rimarranno colpiti quando premerai il pulsante per iscriverti? Ah, forse è uno youtuber il dottor Banks, perché se ho capito bene, effettivamente nella mail che ho ricevuto c'era scritto Fight famous youtubers in the new continuous loop of Idol's Dungeon. Quindi sì, ci sono degli youtuber. Ma come? E me lo mi ci hanno messo? Ma perché? Cioè, chi è sto dottor Banks? Chi è Eternal Love dovevate mettere? Ma chi lo conosce quest'uomo? No, magari sicuramente aveva milioni di iscritti, ma io non ci sono, però io non ci sono, non ci sono. E vabbè, andiamo a zappare gemme, perché sennò qui non ce la caviamo. In queste miniere si estraggono le cose più strane. Anzi, mentre ci siamo potrei anche potenziare questa, che questa è a livello 17 e questa è ancora a livello 16, quindi vai, potenziati, ci vediamo qui tra 247 anni. E ricordiamoci anche che abbiamo un'altra fortezza di cui occuparci, che è quella sotterranea. Quella dove c'è ancora Sans che si diverte a farsi sculacciare. Ci sarà pure un dungeon dove posso fare un masso a qualcuno? Oh, guarda, è tornato quello normale di dungeon. Chissà dove è finito quell'altro, mi domando. Quel loop infinito. No, veramente, dove cavolo è finito? Ah, è dall'altro lato? Sì, ok, fantastico. Tanto non ce la caveremo mai, dai. Allora, lo Zanurro deve morire. Dai, ci sei quasi, Kiria. Dai, scommetto che con la tua superpotenza da youtuber ce l'ha fatta. Perché non sono nel dungeon? Perché non sono nel dungeon? Idrospir, cos'è Idrospir? Idrospir, idrospirati. Cos'è? Un bestio malefico strano che deve fare una brutta fine, che non la fa, perché prima c'era andata vicina e c'era andata di nuovo vicina. Ma questi cosi non vogliono morire. Devo prendere la racchetta, quella per fumare le zanzare, probabilmente, per far fuori queste bestie, visto che è estate e sono insetti. E vincono, cioè io, loro muoiono, meno male, visto che la racchetta, quella per gli insetti, funziona per elettrificarli. Però fa un po' schifo sta roba, Lo sapete com'è, quando le cose fanno schifo si va qui e si smontano male, come se fossimo all'IKEA, ma all'IKEA al contrario. Dall'altro, a quanto pare, ho anche preso un trofeo nuovo che reinventa la ruota. Trova la ruota della fortuna potenziata. E dove l'avete trovata esattamente io, scusate? Quale ruota della fortuna potenziata? Dottore Bavuvu, ne sai qualche cosa tu? No, perché io non ne so assolutamente niente. Dai, dammi qualcosa di magico. Qualcosa di carino, qualcosa di simpatico. Vabbè, sì, le ametiste, le perle, i granati sono sempre graditi. Ma non c'è una nota che io azzeccherò. Neanche a provarci ce la farò. Allora, giusto così, visto che un po' di freddo fa bene alla salute quando è troppo caldo, volevo vedere se c'era modo di... Sì, ho veramente sconfitto... Sì, con i pupazzini per il mag... No, non ci posso credere. Ce l'ho fatta per davvero, ma che magia è questa? È la magia del regno di ghiaccio, la magia di Arendelle. Sì, però fanno parecchio schifo, cioè le statistiche me le migliorano, ma l'armatura fa veramente schifissimo. No, al momento non vale proprio la pena di darglieli, quindi niente. Tra questi e questi direi che fanno abbastanza schifo un po' tutti e due, ma almeno questi c'hanno il castone, sapete cosa vendo questi e buonanotte a tutti. Sarei quasi ritentata a provare in questo dungeon, cioè ormai che sto battendo la gente, magari adesso chiedo troppo, dai, battere anche il terzo boss, magari sto veramente chiedendo troppo, cioè già ho sconfitto i primi due nel giorno one, magari adesso no, vabbè, sto chiedendo troppo, chiaramente sto chiedendo troppo, quindi non esageriamo. Però se sono così brava, perché certi dungeon riescono a fregarmi? Forse è colpa del fatto che i miei amici sono sempre 47 livelli indietro rispetto a dove dovrebbero essere, perché io mi dimentico di allenarli. Forse è dovuto al fatto che sono i primi a schiantare ogni volta che c'è da fare qualcosa di grosso. Per esempio, quest'orso maledetto, saranno 8 anni che siamo qui a sconfiggerlo. Non ci ho perso d'andare avanti. E la ragazzina brutale non è che sia molto più debole, in effetti. Però via, cioè, ora farsi sconfiggere da bambini, con l'ombrellino, con i teschiettini. Dai, no. Non posso farmi sconfiggere da sta cosa. Dai, non posso farmi sconfiggere. Evidentemente posso. Posso e come? Posso benissimo. E mi sa che devo cominciare a considerare il fatto che farsi sconfiggere da una bambina non è poi così poco dignitoso, ma la mia dignità in fondo l'ho già persa quando ho cominciato a canticchiare nei video di Shakes and Fidget, quindi direi che dopo questa me ne posso anche andare a cercare la mia dignità perduta insieme all'Arca dell'Alleanza. Nel prossimo film di Indiana Jones vedete Kiria Eternalove alla ricerca della dignità perduta. Detto questo, io vi ringrazio, ce l'ho quasi fatta, vi ringrazio tantissimo per essere stati con me. Non dimenticatevi che, essendoci il 10° compleanno di Shakes and Fidget, ci saranno tanti eventi magici a cui potete partecipare. E no, io non sono tra gli youtuber che potete incontrare nei dungeon, ma questo non significa che ho vinto. Ho veramente vinto. Ho vinto contro questo sgorbio. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Grazie a tutti. E alla prossima con una Kiria che ha vinto.
per una volta nella vita ogni tanto succede, a volte è inquietante. E grazie ancora per aver assistito alle mie lezioni di canto, cioè su come non cantare. Se ritrovate la mia dignità, magari riportatemela all'indirizzo via dei gatti numero non lo so. E a questo punto mi resta soltanto una cosa da dire: ciao! E attenzione quando cantate, perché a volte le kirie prendono il controllo anche se sono peluche. Ciao ciao!